Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video della serie di Sopravvivenza in compagnia del Beacon che comparirà ora. Mamma mia che tempismo, grande arrivato in tempo. E ci troviamo nella nostra base. Di notte ovviamente, non ci avevamo fatto neanche caso, però vabbè, ci siamo abituati. Perché è successo qualcosa di misterioso. Come sapete, ragazzi, nell'ultimo Griffin Eren Creeper, la mia parte malvagia, la parte che aveva rinnegato il me stesso Blaze per abbracciare la causa dei Creeper, è entrato nel mondo e ha distrutto il mondo. In quel video è successo qualcosa di strano. Voi pensate che non vedo i messaggi, ma io li leggo, ne sono al corrente da quando l'avete commentato, ma ancora non avevo potuto fare nulla a riguardo. Commenti, messaggi privati, foto su Instagram. Jack DePlante è vivo, oppure no? Il fatto è questo, la mia parte è Creeper... Quindi Eren Creeper è entrato e non facendosi scrupoli ha distrutto tutto, compresi questi due pot. E nel distruggere il pot vuoto dove c'era Jack Deplente, la piantina di Jack è magicamente comparsa. Ora, io non ci ho minimamente pensato a questa cosa. Non avrei mai fatto un atto così impuro come distruggere un pot. Che già di per sé... Non è bardato, cioè è bardato all'interno di questa sorta di area delimitata, mostra, se vogliamo, è una sorta di bardatura immaginaria. Però mai mi sarei sognato di togliere quel pot. Invece la mia parte creeper, la mia parte grifer, non si è fatto scrupoli. E distruggendo il pot, voi avete notato, perché io non ho notato né nel griffing né montando i video, che la piantina... È uscita fuori. Che cosa si nasconde nel pot? Una sorta di varco spazio dimensionale che riporta in vita i morti? Jack Leplante ci è comparso, il suo spirito, è tornato dal Valhalla, ha detto che è stato distrutto, è stato tolto dalla serie da un glitch, ma lui tornerà per proteggere l'Igdrasil, che prende il suo nome, il Jack Drasil. Ma forse... Distruggendo il pot libereremo un potere tale da riportare in vita i morti E riportare tra noi Jack the Plant sarà stato un caso, sarà stato un altro glitch O può succedere davvero? O può succedere davvero Ragazzi, ora proveremo a farlo Spacchiamo il pot e vediamo che cosa succede Vai um. Ragazzi, questa <ride> Questa è stregoneria e questa è stregoneria, adesso voi vedrete che sui cartelli c'è scritto nulla e mi direte È stata un'entità malvagia a rubare Jack Questa è fottuta stregoneria perché quel pot era vuoto ma rompendolo è uscito Jack the Plant Ragazzi, è Jack, non c'è dubbio Non, non ve l'ho tagliato quella parte L'avete visto con i vostri occhi, una seconda volta Jack the Plant era qui, eh, ma se io lo rimetto, cioè, è ancora invisibile? No non si vedeva più. Era scomparso. Era stato mangiato dal pot. Ma rompendo il pot lo abbiamo riportato tra noi. Questo è, era effettivamente un glitch. È stata una cosa stranissima. Non l'avrei mai risolto se voi non aveste notato questa cosa. Quindi, grandi raga, mi raccomando, continuate a, a commentare in questi casi perché. Avete salvato Jack dal regno dei morti in pratica. E ora cosa succederà? Jack continuerà a vegliare sul Jack Drasil. Certo, ce l'ha promesso il suo spirito. E lo spirito è una cosa diversa dal corpo. Quindi il Jack Drasil si farà. E tra l'altro oggi voglio fare una puntata dove innanzitutto andiamo un attimo in una eh, posizione più elevata. Andremo nel Jack Drasil ovviamente. E la prima cosa che voglio costruire sarà un qualcosa in onore dello stesso Jack Deplente. Per cui mi porterò dietro questo materiale. Vabbè, abbiamo delle liane che servono per altro e dell'argilla indurita. Quindi possiamo metterci le nostre Litra, selezionare anche i Firework Rocket, vogliamo e ragazzi, passando in mezzo alle spade perché mi piace fare le cose pericolose, vogliamo, anzi, planiamo verso il Jack Drasil verso la nostra seconda base che dovrà prendere sempre più forma e oggi andremo a costruire la prima cosa concreta al suo interno non vedo l'ora guarda ragazzi guardate passiamo a raso della coltivazione poi su mamma mia mi piace fare i numeri sarebbe figo magari più avanti costruire una specie di magari fare dei buchi in quelle montagne volanti fare una pista dove Volare in mezzo con le litro Fare queste cose rischiose che a me piacciono tanto Comunque siamo arrivati al Ligdrasil o al Jack Drasil Mi viene ancora da chiamarlo in entrambi i modi Non mi deciderò mai su questa cosa probabilmente E ne approfitto un attimo per parlare di una cosa Una cosa tecnica in questo caso Nello scorso video forse si sarà notato che in alcune clip C'erano dei piccoli problemi di lag Tu non sei invitato nel Jack Drasil quindi cortesemente muori e vattene Molto gentile a parte che appena cedi al Jack Drasil senti rumori di mob ovunque, perché effettivamente ci sono un sacco di aree scure e questo provoca appunto lo spawning di un sacco di mob. La cosa non mi piace ma vedremo di risolverla. Comunque stavo dicendo che in alcuni momenti, vediamo da fuori che forse è meglio, si vedeva un po' di lag. Qual è il punto? Le foglie sono tra le cose che più di tutte fanno laggare Minecraft e il Jack Drasil, la sua chioma... È un enorme ammasso di foglie, stare lì in mezzo causa lag. Il problema è che non lagga il gioco, né tantomeno la registrazione. Laggava il video renderizzato, quindi il video ottenuto dal lavoro di editing e di render appunto da, dal programma di editing. Senza entrare nelle cose tecniche, quello che voglio fare è cambiare formato di renderizzazione, cambiare tipologia di... Uh, formato, di rendere, insomma, e vedere se riesco a risolvere questa cosa. Dovrebbe anche migliorare un po' la qualità a partire da questo video nella serie di sopravvivenza. I file saranno molto più pesanti, quindi mi ci vorrà molto più tempo a, a caricarli, però essendo che dobbiamo costruire molto qua dentro non mi posso permettere lag. Quindi ragazzi sto facendo questi test, spero vada tutto bene, se c'è qualche casino cercherò di risolverlo, però intanto vi chiedo... Un attimo di comprensione perché ci sto lavorando. E veniamo a noi. Quanti ospiti mai chiamati, mai invitati e indesiderati. Queste scale ragazzi, queste scale l'ho fatte, distrutte e rifatte tipo quattro volte. Alla fine sono giunto a una conclusione. Tenere le scale simmetriche che portano in questo punto, dal quale sono appena caduto. E da questo punto non fare più le scale perché sia che le fai doppie, sia che ne fai una sola spirale. Uh, lo spazio c'è tutto, il problema è che la forma del tronco va a stringersi, è un po' squadrato ed è pieno di punti irregolari, perché è un tronco. E quindi le scale di conseguenza non erano armoniose, non erano belle come avrei sperato. Quindi ho pensato, teniamo questa prima parte così, poi magari sotto ci mettiamo dei pillar, qualcosa, e poi saliamo con delle liane, perché in fondo è un albero e secondo me come cosa ci può stare. Quindi ragazzi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ender perlarci là dentro, vediamo se riesco a beccare il punto, no, ok, riprovaci, sarai più fortunato, si spera, e invece no. E invece fottutamente no. Come faccio ad entrare lì dentro? mo se non ho delle scale nell'immediato e devo mettere degli anni dall'alto. Quindi non è che può... Basta cadere. Non è che posso fare tipo le scale a pioli che le metto pian piano. Ecco, tal proposito, potrei mettere le scale a pioli. Però essendo questo un albero... No, non c'è verso di fare così. Cerchiamo di volare sopra la chioma. E poi di spaccare e entrare dall'alto. Così dovrebbe essere più fattibile come cosa. Essendo un albero preferisco fare una cosa tematica e utilizzare appunto le liane in questo caso. Uh, però certo potrei usare anche le scale. Però voglio provare a fare questa cosa. Quindi proviamo. Razzo. Um, cerchiamo di trovare un punto d'ingresso senza morire. Secondo me mi devo allontanare un attimo. Perché se no mi faccio parecchio male. Ecco, vedete. Mi faccio parecchio male. Dai la spinta. Ora siamo dentro. A terra ci sono mob? No. Quindi ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Allora a questo punto rimettiamoci la nostra armatura. Eh, più o meno dovrei entrare in questo ramo. Suppongo. Ok. Entriamo. Non ci sono mob qui. Perfetto. Eh, riprendi un attimo il tronco. Così da chiudere anche qui. E praticamente prenderemo le nostre liane. E le dovremo stendere da qui in modo da farle scendere una qua, una qua e una qua. E in questo modo, madonna sti zombie però quanto ho rotto le palle, muorici. Mamma mia, ha shottato, che bello. E in questo modo pian piano dovrebbe crescere e darci la possibilità di avere una scala. Che provata ho fatto raga. Ma veniamo a noi ragazzi. Allora innanzitutto illuminiamo un pochino di più. Mettiamo un po' di torce random in questa zona. Perché voglio sia un po' più di luce. E voglio che i mob non mi rompano continuamente le palle. Dopodiché magari mettiamo anche uno strato di terra. Così per chiudere momentaneamente. E arriviamo a noi. Quello che voglio fare, ragazzi, come vi avevo già detto, è un piccolo eh, contributo, una piccola creazione dedicata a Jack the Plant, lo spirito protettore appunto del Jack Trasil. Quindi dobbiamo trovare il blocco centrale dell'albero che teoricamente... Eh, dovrebbe essere appunto su questa fila e dovrebbe essere esattamente questo qui, perfetto. Attorno a questo blocco eh, la torcia possiamo anche lasciarla lì, tanto chissene. Mettiamo dei blocchi di argilla indurita e facciamo un cubettino, vabbè recuperiamo la torcia tanto non serve tenerla dentro, in questo modo di argilla mettiamo un blocco di terra qui, che in realtà non serve a niente però eh, ha senso che sia fatto così e chiudiamo il tutto. Che cos'è questo? È un mini pot ovviamente. Quello che voglio andare a realizzare è una sorta di pixel art di Jack una pixel art di una felce eh, che si dovrà estendere più o meno di altri 4 blocchi rispetto al centro quindi le, eh, lo spazio c'è perfettamente per fare questa cosa e noi lo possiamo fare come? Andiamo qui, piazziamo un blocco qui e poi alziamoci di 5, 7, 9, 11, 13 Uh, 16 blocchi addirittura, mio dio, proviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mi sa che è tantissimo, o sbaglio, è davvero tantissimo. Non so se terrò 16 blocchi, sapete, mi sembra un po' troppo. Quello che vogliamo andare a fare è una pixel art appunto di una felce. L'avrei fatta fedele, quindi un blocco per ogni pixel della piantina, però viene qualcosa di troppo alto. Ci sta per carità, se vogliamo ci sta, ma non mi piacerebbe come proporzioni. Quindi cerco invece di fare una cosa un po' più improvvisata, tipo un blocco sarà... Semplicemente il gambo e poi ci mettiamo 3, 4, 5, 6 blocchi per lavorare e fare diciamo la forma della pianta. Prendiamo i due tipi di clay a questo punto e facciamo quattro lati in ogni direzione che saranno fatti in questo modo alternando blocchi chiari e blocchi scuri. E questi quattro lati li andiamo a buildare uno identico all'altro, però appunto ognuno guarderà da una parte. In questo modo cerchiamo di ricreare la felce, la forma della felce, però in modo semplificato, eh, per non appunto fare una cosa troppo invadente, troppo complessa. Se noi per esempio facciamo una cosa così, già alla forma di una piantina, eh, potremmo poi fare un blocco solo in questo modo. Quindi fare tutto un contorno. E poi fare uno, due blocchi in questo modo. Fare così e mettere un blocco più basso. Tipo una fogliolina che penzola. C'hanno zombie qua fuori? No. Però li sento davvero eh, urlare ovunque. Sono davvero dei rompipalle. Fanno un casino assurdo. Eh, mettiamolo anche di qui. Completiamo. Ed ecco fatto. Allora, in teoria, in teoria, questa potrebbe essere una mini pixel art 3D della nostra piantina e ci sta se voi guardate la texture di una felce ha più o meno questa forma è fatta più o meno così noi l'abbiamo semplificata molto e devo dire che mi piace molto questa è una statua essenzialmente di Jack di Jack the Plant una statua che starà in mezzo all'atrio e che rappresenta appunto lo spirito guida di questo Jack Drasil mi piace un botto l'idea di poter ah eccolo dove era il casinista vedete che era qui che faceva continuava a lamentarsi che voleva entrare ok è morto per cui noi entriamo abbiamo la pixel art di Jack attorno si svilupperanno le scale e poi quando finalmente quelle dannate gliane cresceranno fino in basso potremo salire con esse sempre che crescano perché per ora non si sono allungate di un blocco eh, però eventualmente mettiamo le scale a pioli non è un grosso problema volendo ovviamente qui dovremo mettere un sacco di dettagli non voglio lasciare nulla di troppo semplice una volta create le scale poi là sopra chiuderemo con una pavimentazione tipo quella che abbiamo fatto qua in basso sempre con il legno grezzo e faremo praticamente degli spazi nei rami e poi più sopra le uscite sopra i rami dove faremo la base vera e propria qui invece ci dobbiamo occupare della scalinata d'ingresso e oltretutto sotto il pavimento che andrò a fare di sopra vorrei fare anche una sorta di lampadario che illumina dall'alto vorrei fare qualcosa di Molto stiloso lì dentro Eh raga qui dovremmo fare davvero un lavoro di illuminazione incredibile Perché ci sono mob ovunque La cosa è anche abbastanza pericolosa Qui come vedete eh, C'è da terra formare un po' Quindi magari qui chiudiamo con un po' di terra questo buco. Qui abbiamo anche i ragni. Vabbè, non manca più nessuno, eh? Solo non si vedono i due creeper corni. Qua raga pure, in realtà posso lasciare così. Il grosso casino è qua dentro, dove dovremmo andare a sviluppare una scalinata d'ingresso. Quindi innanzitutto mettiamo dell'illuminazione provvisoria. Questa scala che ho fatto per salire con la dirt, sarebbe ora di toglierla. E vorrei provare... A mettere magari una bella scala con il legno di betulla. Eh, fare il contrasto appunto chiaro scuro. Che è una cosa che a me piace tanto. Eh, quando abbiamo fatto la puntata del Griffing. Eravamo anche nel Nether a cercare del quarzo. Il quarzo l'avevo pensato appunto. Non, non arriviamo giusti. Questo è un problema. Devo fare tutto più indietro di uno. Il quarzo l'avevo pensato appunto per questo scopo qui. Quindi per fare eh, la scalinata d'ingresso in quarzo. Eh, cosa che comunque si potrà fare, però voglio provare anche la betulla come ci sta ed eventualmente la potremo sostituire con il quarzo se vogliamo fare una cosa più sfarzosa. D'altronde l'Igdrasil è un albero divino, quindi ci sta anche lo sfarzo eh, che in questo caso il quarzo ci può dare se vogliamo. Eh, intanto però facciamo questa scalinata, chiudiamola un attimino così a muzzo e penso che esteticamente una scalinata così larga a tre blocchi ci potrà stare bene uh, qua tanto vale scavare ancora mettere altri scalini e poi direi in realtà basta non so in che punto esatto dovrebbe finire la scala potremmo continuarla pian piano creare qui con l'erba pianata un percorso e farlo magari arrivare alle acque dove Potremmo fare una sorta di banchino o qualcosa di questo tipo, insomma. Nel mentre lì è un attimo un disastro perché tutto attorno andrebbe corretto questo casino. Allora prendiamo la dirt normale. Iniziamo a chiudere un po' questi trafori che ci sono. E secondo me la dirt fa al caso nostro. Vorrei però fare anche attecchire l'erba su questa dirt perché così com'è non mi piace questa cosa. E tra l'altro non mi piace neanche come, come viene strutturata qui. Eh qui il grosso problema è che questa è tutta curse dirt ragazzi. Che è la terra bruciata. Su questa non crescerà mai l'erba purtroppo. Quindi noi la dobbiamo prendere, la dobbiamo togliere e sostituirla tutta quanta con della terra normale. O almeno non tutta quanta, ma fin dove vogliamo. Tipo qui, se noi la togliamo e attacchiamo tutto questo pezzo al pezzo d'erba che abbiamo qui saremo in grado di far crescere l'erba e poi fare anche un percorso con la pala, che secondo me è una cosa già molto più carina. Però al di là di questo, ragazzi, qui sì, ci vedrai dannatamente bene il quarzo, quindi lo dovrò andare a recuperare e provare a metterlo. E poi una cosa che mi piace, tipo da un lato solo... Uh, metti caso anche da qui, qua chiudiamo un attimo sta roba. Mi piacerebbe molto mettere uh, praticamente una serie, magari tipo tre lampioni di questo tipo. Quindi mettere delle staccionate così, forse più alte di un blocco. E poi portare delle redstone lamp che verranno messe così a illuminare la scalinata. Uh, sì, il tutto più alto anche di due blocchi perché così è davvero piccolo. Però era per farvi capire che cosa andrò a fare. E magari lo faccio anche tra un video e l'altro, così lo posso fare con un po' più di calma questo. Wow, intanto l'aliana è cresciuta lateralmente. Non capisco come essa abbia fatto. L'importante è che prima o poi scenda da lì, perché se no non possiamo salire e io non posso fare quello che vi stavo dicendo. Perché essenzialmente, ragazzi, ora noi uccidiamo questa strega pericolosissima che per fortuna non ci ha preso. Rientriamo un'altra volta qua dentro, chiudiamoci un attimino. Io ho paurisima di incontrare un creeper un giorno e far esplodere tutto e semplicemente ci mettiamo tipo da questa parte e iniziamo a stendere blocchi in questo modo perché quello che farò sarà innanzitutto chiudere tutto mettendo i blocchi a spirale finché non chiudiamo proprio il pavimento e faremo appunto un, una sorta di piano qua dentro. Eh, tutto il resto sarà aperto, sarà tutto sviluppato in altezza, molto spazioso. Ma qui chiuderemo perché una volta salite le liane, si arriverà in questa sorta di hub dal quale abbiamo questi spazi dove possiamo metterci chest o per dire un villager se vogliamo, quello che volete voi. E poi si salirà in alto, dove ci sarà effettivamente tutto il resto. Ed è esattamente così, ragazzi. Tra l'altro, oh mio dio, mi sono bastati a pelo i blocchi. Ecco, ne ho tolto uno e proprio quel blocco l'ho fatto cadere. Vabbè, mi sarebbe servito. Ma eh, ho voluto fare questo buco perché, vedete, siamo esattamente al centro. E qui sotto metteremo il lampadario. Vabbè, buttiamoci. Tanto vale. Lì appunto appenderemo il lampadario, che sarà un lampadario molto molto grande. E che dovrà illuminare questo atrio dall'alto. Ovviamente devo mettere torce ovunque, ragazzi, perché non può illuminare tutta l'altezza di sto robo. Però... Ci possiamo provare. Quindi ragazzi, abbiamo deciso come fare le scale. Abbiamo messo legliani che ancora non sono cresciute. Mannaggia, abbiamo fatto il pavimento, abbiamo pensato all'ingresso, abbiamo fatto cosa molto importante, l'omaggio a Jack De Plante. Direttamente nell'atrio, alla base, all'ingresso di tutto. E abbiamo riportato in vita Jack De Plante. Sì, abbiamo fatto un po' di cose, ma il lavoro da fare è ancora tantissimo. Io ho intenzione di lavorarci nei momenti liberi tra un video e l'altro. Perché voglio procedere. Ed è una cosa molto lunga. E ho paura che alla lunga vi annoierete. Spero che così non sia. Però voglio arrivare ai progetti belli. Alle cose proprio belle belle. Il prima possibile. Comunque ragazzi. Io direi che per ora ci salutiamo. Ci vediamo nei commenti. Se volete darmi dei consigli su come buildare il tutto. Li accetto sempre volentieri. Io vi saluto. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.